piccolo smeraldo nel Mar dei Caraibi. Spiagge lunghe e palme accarezzate da una brezza continua. È San Andrés, l'isola del mare dai sette colori. Terreno di conquista durante il periodo coloniale, quest'isola riassume influenze latinoamericane, inglesi e creole. San Andrés è una delle destinazioni più frequentate dai turisti colombiani. Eppure, per molti secoli, è stata un'isola disabitata. Grazie alla particolare posizione nel Mar Caraibico, era tappa esclusiva per gli uccelli durante le loro lunghe migrazioni. Ancora oggi, nella vasta foresta di mangrovie è possibile ammirare centinaia di specie. Nel XVII secolo, un gruppo di puritani scozzesi e inglesi raggiunse queste isole che oggi costituiscono l'arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina. Nel 1670, il famoso pirata Henry Morgan fece di queste isole nel Mar dei Caraibi la sua base logistica. Secondo la leggenda, la Cueva de Morgan è la grotta in cui il pirata avrebbe nascosto parte del suo tesoro. Nel XVIII secolo, San Andrés diventa dominio degli spagnoli, fino a quando la Colombia, dopo la conquista dell'indipendenza, non ne rivendica la sovranità. Johnny Key, raggiungibile in 15 minuti di barca da San Andrés, è un'isoletta a forma di cuore, disseminata di palme. Nel primo mattino, quando ancora non arrivano le barche, l'isola è il regno degli animali, che non hanno paura di mostrarsi.
Le sfumature delle acque di questo arcipelago vanno dal verde smeraldo al blu cobalto. Il luogo dove questa policromia si manifesta in maniera più evidente è Eynsky, una piccola isola facilmente raggiungibile dal porto di San Andrés. Prendo uno spicchio di luna, lo metto nella sangria. Da Eynsky, un percorso a piedi porta all'acquario, un'area dalle acque basse e ricche di pesci. È un mare sempre calmo e sicuro, perché è protetto dalla terza barriera corallina al mondo. E per questo dichiarata riserva della biosfera. Un patrimonio del mondo.